In questa prospettiva il teatro appunto gioca un ruolo fondamentale. Non tutto il teatro però ne è capace, quel teatro che riproducendo modelli antichi pensa di poter infondere dall'alto un magico sapere e una relativa attrattività, quel teatro che non esprime posizioni critiche ma assolute, poiché il teatro non si estingue in quel salto, il teatro si trasforma e vive altrove. Esiste infatti un teatro capace di dialogare con il territorio e allo stesso tempo di connettersi con un ecosistema internazionale, diventando un nodo di relazioni che condivide, traduce e proietta le esperienze territoriali in una prospettiva più ampia. Non si tratta più di costruire avamposti nei presidi culturali, ma snodi in continua relazione, come in una sorta di cloud non virtuale dove tutti i punti condividano il proprio sapere e allo stesso tempo conservino quello degli altri. Bisogna dunque ricominciare dalle mappe locali, poiché il rapporto del teatro con le comunità più piccole è il fondamento della sua stessa sopravvivenza. La forma più adatta per gestire questa trasformazione è quella della residenza. Ma cosa ne è rimasto di quel sogno dopo che le istituzioni hanno tentato di darle una collocazione nel panorama nazionale? Brandelli di un'idea che non rispecchia più nessuna delle sue promesse. La flessibilità, la resilienza, la missione di portare il pubblico alla visione del teatro contemporaneo. Sono stati di contro forzati alcuni aspetti, l'incubazione delle nuove generazioni, l'internazionalizzazione e le ospitalità delle produzioni emergenti. Gli sono state attribuite molteplici funzioni che il sistema istituzionale non riusciva a esercitare e più le funzioni sono cresciute, più questo ha richiesto strutture complesse, incapaci a causa della loro complessità di avere un rapporto con il territorio genuino, diretto e continuativo. Di quel sogno è rimasto poco e le residenze attuali, per la maggior parte, svettano come grattacieli vuoti, dove passano artisti ben remunerati, senza alcun rapporto però con il territorio. Ma le realtà che operavano come residenze originali non si sono estinte, vivono, lavorano e creano. Ora tocca alle istituzioni comprendere quanto accaduto e immaginare delle policy culturali che ritornino a dare spazio e riconoscimento alle residenze così come erano in origine e che le riconoscano come eccezioni culturali senza costringerle a subire l'appiattimento di una normatività forzata. Grazie. Grazie, vorrei ricordare che nella legge 175 le residenze sono citate una sola volta in rapporto al come dei tasselli del sistema distributivo, quindi senza riconoscere niente di questa complessità che ci ha ricordato adesso Marina Visentini. Laura, vieni tu? Laura Valli di Cresco. Buonasera, scusate, sono arrivata un pochino in ritardo perché non ho sentito né Roberto né la signora che non mi ricordo. Alessandra. Sta ancora battendo un quarto. Facendo la mia figuraccia quotidiana. No, sono un pochino spiazzata, per cui non voglio fare grandi discorsi, perché comunque, siccome stiamo lavorando dalla legge, da circa 2014, forse tu anche prima. Sicuramente ho fatto il mio primo intervento nel 2016 parlando di questa legge che qualcuno non ci credeva. Poi ci abbiamo lavorato tantissimo proprio per la costruzione, abbiamo scritto, siamo andati a parlare con, fatto, brigato, tutto il 2017. Tutto il 2017, all'assemblea di Brescia del 2016, referendum costituzione, eravamo lì, insomma, ci abbiamo lavorato tantissimissimo. Quindi mi fa molto strano ricominciare dal via. A me fa stranissimo, mi fa strano che ognuno di noi parli anche del suo pezzo, scusatemi, mi fa molto strano, perché ci sono già dei piccoli documenti complessivi, di analisi pre e durante. Mi ricordo che soprattutto nel 2016 noi avevamo fatto uno strabello documento, ma anche Federvivo aveva fatto un bel documento. Poi, tra l'altro, in fase di approvazione, secondo molti di noi, c'erano stati anche dei compromessi non proprio positivi, nel senso che i difetti a quel punto erano tanti, va bene, fisiologico, dopo 71 anni ci sta anche di scendere a qualche compromesso.
per cui diciamo abbiamo criticati, c'era la possibilità di correggere il tiro attraverso i decreti attuativi e fino a che siamo giunti a qui, peraltro con tutta una fase autunnale in cui abbiamo parlato ancora, cioè noi siamo stati ricevuti dal ministro Bonissoli così come tanti altri soggetti. Quindi prima di fare di nuovo analisi, io sinceramente chiedo, molto sinceramente, veramente con la massima apertura, perché credo che tornare indietro non si può, non so cosa sto citando, ma qualcosa sto citando, probabilmente una canzone pop, ma mi piacerebbe capire il quadro. Mi piacerebbe, è un po' la domanda a voi, mi piacerebbe un po' capire, forse avete già detto prima. Sì, ma parte l'abbiamo detto. Però forse mi piacerebbe capire il quadro anche per capire come agire, nel senso che proprio la cosa dopo il primo sgomento, anche un po' del silenzio, devo dirlo. Cioè, noi abbiamo scritto una lettera aperta, a teatro ha scritto un articolo, nessuno ha detto niente. Cioè, Agis e Federvino non ha detto niente, adesso lo dico proprio intanto poi, però non ha detto niente, non si fa così, non si può non dire niente. Veramente sono anni che ci abbiamo lavorato tantissimo, ma anche solo per la fatica. Va bene, adesso siamo qui in questo momento, in questa fase, come lavoriamo? Come vogliamo lavorare? Perché io ritirerei fuori esattamente anche il documento di qualche anno fa, cioè a quel punto torniamo alla sua forma migliore, possibilmente. Come ci muovi? Cioè, anche quando siamo stati ricevuti dal ministro, con tranquilla facilmente, nel senso non è stato complicato, è stata una cosa tranquilla, è ovvio che noi abbiamo portato un documento, sempre che ha uno sguardo allargato, perché ormai avendo lavorato sui contenuti in modo allargato, non solo il FUS, diciamo che riusciamo ad avere sempre una visione un pochino più complessiva, però chiaro che pensavamo comunque di stare dentro a un discorso di decreti attuativi e semmai di miglioramento del FUS, non di stravolgimento, per cui è un'altra cosa capire come muoversi, che cosa poter fare in modo efficace e possibilmente anche per recuperare quello che l'approvazione ha perso o quello che ha dovuto infilare dentro più che altro, potrebbe essere interessante, però aiutateci a capire, perché a me di ricominciare, a ognuno di noi che dice che io sono questo pezzo qua, con tutto il rispetto per tutti, perché ci conosciamo, ce la siamo detti mille volte, abbiamo fatto mille volte il discorso sul lavoro, le residenze, vabbè, per me sono gli ultimi 10 anni della mia vita, cioè, eccetera, cioè, però alla fine poi abbiamo bisogno di una legge, che è quella cosa, quella grande madre, posso dire, guardando un uomo, che ci contiene. Quindi questo un po' chiedo, io ho bisogno di capire questa cosa. Poi dopo i nostri documenti sono tutti pubblicati sul sito, se qualcuno vuol farsi una specie di storico, è tutto lì, non solo i nostri, per cui insomma questo è. Bene, grazie. Grazie Laura. Se posso tradurre velocemente in positivo quello che ha detto Laura, nonostante lo sconforto, è che se bisogna in qualche modo riscrivere anche questa legge, se si dovesse riscrivere, forse qualcosa si può anche migliorare. Questo tradurrei. Magari dopo, magari se l'onorevole ci dirà che cosa pensa che stiano per cambiare nel testo della legge, magari può anche darsi che qualcosa migliori, per esempio che si tolgano i carnevali e le rievocazioni storiche, no? Questo sembra difficile, però ok, allora abbiamo Cecilia D'Alestra e Franz D'Agostino e basta, per ora qualcun altro vuole intervenire, poi anche Francesca, ok, Cecilia di Milano Musica. È un festival di musica contemporanea, quindi come dire, la domanda è... Puoi mettere e guardare loro. Va bene, così posso vedere chi sarà d'accordo. No, semplicemente volevo constatare che nell'articolo 1 della legge del 175 sembra che, come dire, la prerogativa dell'oggi e della contemporaneità sia solo delle attività musicali popolari, mentre tutto quello che invece musica è attività liriche, concertistiche e corali. L'ho notato
avrei preferito un miglioramento che sia, voglio dire, attività musicali colte, popolari, contemporanee, come di fatto si ha e usa nei suoi bandi, piuttosto che un segno di esistenza del settore che ha una valenza anche per l'audience development fortissimo dal mio punto di vista, potrebbe forse in qualche modo essere inserito. Non so Filippo cosa pensi. Grazie. Sarebbe un po' d'accordo. Anche un po' Agis, sono responsabile del spettacolo dal vivo dell'Agis Lombarda. Allora, sì, sono un po' con Laura in questo sgomento, perché io non più tardi del 12 dicembre ho incontrato il ministro, il quale ha detto: stiamo lavorando per mettere in un maxi emendamento la proroga ai decreti. Oggi apprendo che questo non è vero, cioè vuol dire, se mi dice il ministro io ci credo, e poi però se poi invece non succede, questo è un problema. Mi fa piacere vedere questo, come dire, questa propositività e quindi questa possibilità di lavorare a un rilancio, mi fa solo che piacere. Ma ha ragione Laura, abbiamo lavorato durissimamente e veramente in maniera approfondita per arrivare a un risultato che ci sembrava, cioè abbiamo stappato le bottiglie per dire finalmente ce l'abbiamo questa legge, adesso dobbiamo solo capire come fare per arrivare e andare avanti. Questa cosa qua, quindi, e c'è un po' di rammarico, non posso nasconderlo, perché sia le associazioni datoriali che tutto quanto il mondo del teatro aveva sperato di avere questa legge e che potesse di fatto. Una cosa vorrei dire, allora, se proprio dobbiamo pensare che si debba rimettere mano un po' al... sono d'accordo con Laura, senza ritornare ai pezzettini specifici, perché sennò diventa poi un tornare indietro. Però una cosa credo che la si debba dire per evitare, io sono un fautore e un sostenitore del nuovo decreto, nel senso che a differenza di ciò che succedeva prima del nuovo decreto, l'aspetto della storicità e di ciò che era incrostato e cristallizzato ha mantenuto tantissimi di noi schiacciati sotto un macigno. Il nuovo decreto ha di fatto liberato delle energie e fatto sì che alcune cose si muovessero, dopodiché ha ricristallizzato ancora una volta tutto il sistema, perché la ricristallizzazione attraverso il metodo del tetto massimo della crescita, che potrei anche in qualche modo ritenere legittimo fra un anno e l'altro di un triennio, ma che a un nuovo triennio sia stata messa il blocco, il limite alla possibilità di crescita, lo trovo una cosa assolutamente disdicevole, perché vuol dire che non è vero che stai chiedendo un nuovo triennio di progetto, ma stai semplicemente dicendo va bene, ti aumento al massimo di... Questo è assolutamente improponibile. Ma se c'è un limite di questo decreto, e quindi riprendendo l'idea della legge nuova, della prospettiva, è che oggi io sto vedendo, e credo averlo detto proprio in questa sala, mettiamoci attorno a un tavolo, dobbiamo fare di meno, stiamo andando a dei livelli di iperproduzione, iperproposta, che nessun pubblico esiste in questo e Milano è una città ricettivissima e assolutamente all'avanguardia rispetto alla proposta teatrale, ma troppo, perché davvero non riesce ad avere un pubblico che sia adeguato a quella che è la proposta di spettacolo, e tutto questo fa male a noi stessi, perché diventa poi dopo complicato sostenere, quindi si cercano delle scorciatoie, quindi una volta si andava verso una lunga tenitura, adesso si va verso la corta tenitura, perché non si riesce più ad avere delle sale che abbiano un riempimento adeguato, ma la scorciatoia della
breve finitura moltiplica a dismisura le proposte, e quindi uno come Oliviero che va a 7 giorni a settimana, no, forse lunedì no, 6 giorni a settimana, 6 giorni a settimana a teatro, dice non ce la faccio più, cioè non ce la faccio a tener botta a tutte le proposte che ci sono. Quindi su questo io credo che dobbiamo veramente metterci e mettere a freno questa cosa, perché la competitività fra pari diventa di fatto una lotta fratricida e fra poveri. Altra cosa, sostegno fondamentale, se vogliamo che davvero una riforma possa avere un senso, non esiste nessun settore dove non si investa se vuoi fare una riforma. Una riforma a risorse costanti non esiste, non fatela, non si può, perché diventa veramente un omicidio, per cui scientemente dite va bene, la riforma si fa, siete 100, va bene, per 20 la rifacciamo e gli altri muoiono, perché se davvero deve essere una riforma. La riforma deve essere fatta a risorse crescenti, non si può fare altrimenti, perché sennò allora ditelo e allora andiamo avanti con le circolari, come si diceva una volta con Rocca. Quindi, no, perché davvero è mortificante vedere che ci sono tutti questi bei trunci, cioè, giochini com'è che si chiama, l'algoritmo, e poi dopo l'algoritmo fa, di cosa stiamo parlando. Su Vita d'Artista, che è una pregevolissima ricerca che ha secondo me un unico limite, che ha un campione che non è proprio enorme, che, cioè, purtroppo magari ci fosse la possibilità di avere che su 2000 a poco, sì. purtroppo il dato citato è X, però il dato citato sì, però comunque il limite, se posso dare, cioè, certo. Però invece mi ha come dire, scatenato una cosa. Tutti noi teatranti lo diciamo, perché è vero che quando ci presentiamo in un consesso di ambito diverso da quello che è il nostro e diciamo che facciamo teatro, ci rispondono di lavoro. Purtroppo però sto arrivando quasi alla, proprio per sottolineare quello che dicono loro,